Ciao a tutti da Mirko, oggi vediamo come visualizzare il Crossfire Link Quality con le ultime versioni di Betaflight. Infatti a partire da Betaflight 4.1 e versioni successive, il metodo per visualizzare il Link Quality è cambiato e il vecchio metodo che si usava prima non funziona più. Per chi non sapesse di cosa stiamo parlando, il Link Quality è quel valore che ci fa capire la qualità del segnale radio e conoscere questo dato è essenziale per non allontanarci troppo con il nostro modello. Il Link Quality funziona a grandi linee come il segnale RSSI, ma senza addentrarci troppo in discussioni tecniche possiamo dire che per Crossfire è meglio monitorare questo valore in quanto è più affidabile. Per quanto riguarda le impostazioni sul modulo, queste rimangono invariate. Vediamole velocemente per chi si avvicina per la prima volta al sistema Crossfire. Teniamo premuto a lungo il tasto menu e clicchiamo su Configura Crossfire. Scegliamo la nostra ricevente, nel mio caso Nano RX. Scorriamo verso il basso fino a trovare Channel Map. Andiamo nel canale 8 e giriamo la rotella fino a trovare LQ. Le alternative che possiamo usare sono RSSI ed RSSI/LQ, ma vi sconsiglio di usarle perché non sono precise. LQ è tutto quello che ci serve. Sulla radio abbiamo finito, passiamo a Betaflight. Per iniziare andiamo nella pagina configurazione. Qui vi ricordo che RSSI analogico non deve essere mai attivato, in quanto va in conflitto con quello del Crossfire, quindi se l'avete attivato, disattivatelo. Allo stesso modo non dovete attivare nulla nemmeno nella pagina radiocomando, in particolare qui RSSI Channel deve rimanere disattivato. A questo punto andiamo su OSD e attiviamo Link Quality. Le altre voci RSSI non ci interessano, quindi le lasciamo disattivate. Spostiamo il valore Link Quality dove preferiamo, quindi clicchiamo su Salva. Su Betaflight abbiamo finito, possiamo uscire. Per concludere vediamo di capire meglio come interpretare il nuovo metodo di visualizzazione. Infatti adesso abbiamo un numero, due punti ed un altro numero. Il primo numero indica l'RF mode e può essere 1, quindi 50 Hz, o 2, quindi 150 Hz. Quando siamo in modo 2 il modulo sta funzionando al massimo delle sue potenzialità, offrendoci la minor latenza possibile. Fintanto che siamo in questo modo non dobbiamo preoccuparci perché il segnale è sufficientemente forte da non perdere mai il collegamento. Infatti in modo 2 il valore oscilla tra 100 e 75 circa. Quando siamo in modo 1 invece dobbiamo fare attenzione al secondo numero che va da 100 a 0. Quando siamo in un valore compreso tra 100 e 75 il segnale è buono e possiamo volare tranquillamente. Tra 75 e 50 siamo in una fase di segnale critico, quindi dobbiamo prepararci per le fasi di rientro. Sotto i 50 siamo a serio rischio failsafe, quindi è meglio non continuare e tornare subito indietro. Perfetto, per oggi è tutto. Abbiamo visto come settare il Link Quality su Betaflight e come interpretare il nuovo valore che vediamo su SD. Se il video vi è piaciuto lasciate un like, iscrivetevi e attivate la campanella. Per supportare il canale vi ricordo di acquistare sempre attraverso il link in descrizione o diventando miei patrons cliccando il link a fine video.